accesso allo stereo e lo spara un volume importante per dei cini delle medie. I vicini si lamentano, ma noi abbiamo le spillette di Woodstock, il passero, e in qualche modo ci sentiamo già più grandi dedicando attraverso Radio Condor canzoni d'amore tremendamente inopportune a due amichette dagli ormoni sviluppati. Tra qualche giorno i Police suoneranno di fronte alla nostra scuola. I manifesti con la data sono ovunque. 3 aprile 1980. Stabilisce che al chiuso qui non suona più nessuno. Le vie di accesso al luogo dell'evento sono messe a ferro e fuoco e gli stessi poliziotti, tutti quanti, resteranno impressionati dai tumulti provocati al Palasport, dai troppi convenuti rispetto alla capienza. Ma noi siamo solo dei futuri adolescenti. Non sappiamo niente di cosa succede dentro e fuori un posto a 50 metri dalle nostre noiose mattinate. Sappiamo solo che noi al concerto non potremo mai andare. A 13 anni da queste parti ancora non si usa. E poi costa molti più soldi di quanti potremmo mai averne. Giornale Radio Nazionale che Reggio Emilia è stata saccheggiata da orde di autoriduttori furibondi perché respinti all'uscio senza tanti complimenti. E allora ci dispiace più del giusto essere andati a letto presto anche stavolta, come sempre. Corriamo a vedere con ritardo prudentissimo le scritte sui muri, le vetrine sfondate, i segni delle Molotov proprio lì dove ci fanno andare tutti i giorni.